Sir Thomas Embury, in seguito ai numerosi viaggi in Oriente, progettò un'area del giardino in stile giapponese. Introdusse alcune varietà di bambù, dapprima la pseudosa japonica che si diffuse in tutta la costa italiana e francese. Attualmente è di grande valore la coltivazione del Bambusa thuldoisa in Murro. Il bambù si compone di tre parti essenziali, il rizoma, il fusto o culmo, suddiviso in nodi e internodi alternati tra di loro. Le ramificazioni che si formano in ogni nodo che possono essere di una o più. Le foglie in corrispondenza di ogni nodo sono sempre verdi con la lamina lanceolata e con le nervature parallele. Per la composizione ho seguito gli schemi della tradizione pittorica cinese-giapponese chiamata Sumie, dove il bambù è rappresentato con il primo internodo corto, quello centrale medio, mentre quello in alto si allunga. Per le foglie ho scelto la combinazione a coda di pesce, due foglie vicine che ricordano la coda di un pesce. Inizierò a disegnare la composizione con un tratto leggero. Seguendo le venature del fusto, ho steso una prima velatura con il giallo trasparente. Anche per le foglie ho usato il giallo trasparente seguendo le venature. Ho dipinto altre velature con un verde composto dal verde linfa unito al verde oliva. Per le foglie ho steso tante velature con una miscela di blu oltremare e aureolina. Intensificherò le ombre unendo alle miscele precedenti il verde perilene. I particolari ho utilizzato l'ocra per le parti più chiare e il seppia per quelle più scure. Ho lasciato l'internodo più chiaro.
Dipingerò le foglie più secche con la terra d'ombra naturale molto diluita e con il seppia per le ombre.